Ciao amorosissimi! Così come avete visto dalle immagini iniziali, oggi andremo a realizzare insieme questo particolarissimo coprispalle. È un coprispalle realizzato in due pannelli uniti da queste striscette di lavorazione che formano questa particolare chiusura sulle braccia e sulle spalle, veramente molto suggestiva. Il progetto l'ho rubato a un altro mio tutorial, un altro mio progetto, che è la tunica Sakura. Nella tunica Sakura infatti avevo realizzato i due pannelli e poi avevo attaccato il corpo della tunica. Quindi se volete utilizzare anche questo progetto per renderlo una tunica, potete tranquillamente replicare quello che ho fatto appunto nella tunica Sakura. Vi metterò poi il tutorial nel box informazioni e come al solito nel primo commento, dove trovate tutti i link anche dei materiali e attrezzi che utilizzo durante i tutorial. È realizzato con un filato ecologico e un punto veramente molto particolare, molto carino e suggestivo, che è appunto perfetto per un coprispalle estivo. Ma se volete sfruttare questo punto con un filato, esempio il mohair, o un filato pelosetto stile Hendrix, potete renderlo anche un coprispalle invernale. Ma con questo caldo direi che per parlare dei progetti invernali abbiamo ancora un bel po' di tempo. Il coprispalle è una taglia unica, quindi non avete bisogno di prendere troppe misure, lo scollo è decisamente molto ampio, è uno scollo a barca di 30 cm, quindi direi che va bene per tutte le taglie, è largo 1 metro e alto 34 cm. Ovviamente nessuno vi vieta di realizzarlo più lungo andando ad aumentare le righe di lavorazione e più largo montando più catenelle all'inizio della lavorazione. Prima di lasciarvi al tutorial vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità che pubblico vi basta iscrivervi al canale, senza dimenticare di attivare la campanella. E se il tutorial vi è piaciuto, regalatemi un like! Per realizzare il mio progetto io ho utilizzato 330 g di Green Day della Tessiland, che è un misto viscosa strepitoso, morbidissimo, proprio molto setoso al tatto ed è perfetto per la realizzazione appunto di progetti come quello del tutorial di oggi. Ho lavorato tutto il coprispalle con l'uncinetto 4,5, quindi 4,5 mm. Le rifiniture invece le ho fatte con l'uncinetto 3,5. Poi ci serve un ago da lana, un metro e un paio di forbici. Con l'uncinetto numero 4,5 andiamo a realizzare una catenella di 205 maglie. Questo vale per tutte le taglie. Ovviamente se volete una manica più lunga o più corta andrete a montare più o meno maglie. Andiamo adesso a fare una catenella aggiuntiva, la saltiamo, entriamo nel punto seguente e iniziamo una riga a maglia alta che io inizio con il lavorare 3 maglie basse in colonnate. Quindi entro nella solina di sinistra della maglia bassa che ho appena realizzato, raccolgo il filo, lo faccio passare e poi chiudo nuovamente la maglia bassa e lo faccio per 3 volte. Poi entro in ognuno dei punti successivi e lavoro una maglia alta. E questo lo faccio sino al termine della catenella, quindi per un totale di 205 maglie alte. Una volta che avremo terminato con tutta la riga a maglia alta, voltiamo il lavoro e iniziamo la lavorazione del punto. La riga che andremo a fare adesso è una semplice riga di preparazione, quindi non conta per la realizzazione delle righe che servono per fare il punto, che sono 6. Questa è una riga di preparazione. Quindi andiamo a lavorare sempre le nostre 3 maglie basse incolonnate. Quindi ripeto, lavoriamo la prima maglia bassa, qui abbiamo le due costine, entriamo nella costina di sinistra, agganciamo il filo, lo facciamo uscire e chiudiamo la seconda. Entriamo sempre nella costina di sinistra, agganciamo il filo e chiudiamo la terza. Nella maglia successiva lavoro una seconda maglia alta. E poi sino al termine della riga vado a lavorare una catenella, salto un punto di base e lavoro una maglia alta. Praticamente faccio il punto, rete, salto una maglia, maglia alta, catenella, carico il filo, salto una maglia, maglia alta nella successiva. Andiamo a chiudere con 2 maglie alte consecutive. Ora voltiamo il lavoro e iniziamo la lavorazione del punto, quindi la prima riga del punto. Nuovamente le nostre 3 maglie basse incolonnate.
2 catenelle di separazione, saltiamo 2 punti, quindi la maglia alta è il primo archetto e nella seconda maglia alta, sopra la seconda maglia alta, realizziamo 5 maglie alte chiuse insieme. Quindi chiudiamo a metà la prima, quindi solo le prime due asole, carico il filo, rientro, lavoro le prime due asole, carico il filo, rientro nello stesso punto, sempre due asole, siamo a 3, 4 e 5. Adesso ho 6 asole sull'uncinetto e le chiudo tutte insieme. 2 catenelle, salto 2 maglie, quindi salto l'archetto e la prima maglia alta, entro nel secondo archetto e lavoro una maglia alta singola. E ripeto sino al termine della riga. Quindi 2 catenelle, salto questa maglia alta e sopra la successiva, quindi salto 2 punti di base, 1 e con la catenella 2, e nel terzo punto lavoro nuovamente le 5 maglie alte chiuse insieme. Chiudo tutto insieme, 2 catenelle, salto nuovamente 2 maglie, quindi la catenella e l'archetto, e all'interno dell'archetto successivo lavoro la maglia alta singola. 2 catenelle, salto 1, 2 e sopra la maglia alta nuovamente il gruppo di punti, 2 catenelle, salto 1, 2 e in mezzo tra questa maglia alta e questa faccio nuovamente una maglia alta, sino al termine della riga. Chiudiamo la riga dopo aver fatto l'ultimo gruppetto di punti con 2 catenelle e una maglia alta nell'ultima maglia di base. Ora voltiamo e procediamo con la seconda riga del punto. Questa volta di maglie basse incolonnate ne facciamo 4. Quindi entriamo nel primo punto, lavoriamo la prima, costina di sinistra, la seconda, costina di sinistra, la terza e la quarta, a sostituzione di una doppia maglia alta. Adesso lavoriamo 1, 2, 3 e 4 catenelle. Questo è il punto di chiusura del punto ananas. Entriamo all'interno del punto successivo. Quindi questo è il punto di chiusura, entriamo qui, qui dentro, in questo punto un po' più allungato. Lavoriamo una maglia bassa, 4 catenelle. Adesso andiamo a lavorare 2 doppie maglie alte chiuse a metà, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo nel punto di base e lavoriamo 2 asole e 2 asole e l'ultima la lasciamo sull'uncinetto e ripetiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, chiudo 2, chiudo 2, adesso ho 3 asole sull'uncinetto e le chiudo tutte insieme. Adesso carico 2 volte il filo sull'uncinetto e mi sposto questa volta entrando nel punto di chiusura, quindi non nel punto più allungato ma nel primo punto del punto di chiusura del punto ananas, quindi questo qui, e ripeto, vado a lavorare due maglie alte chiuse, due doppie maglie alte scusate, chiuse a metà, quindi lavoro i primi due passaggi, il terzo lo lascio sull'uncinetto e quando le ho lavorate entrambe chiudo tutto insieme. 1, 2, 3, 4 catenelle che chiuderò alla base, quindi sempre nello stesso punto d'ingresso con una maglia bassa. Adesso lavoro 9 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ora salto questa maglia alta e vado a ripetere esattamente lo stesso lavoro che ho fatto qui. Quindi qui inizio con una maglia bassa, entrando non nel punto di chiusura ma in quello dopo. Quindi qui chiudo una maglia bassa, lavoro 4 catenelle e 2 doppie maglie alte chiuse a metà e poi chiuse insieme, quindi rientro nello stesso punto, lavoro la doppia maglia alta a metà e ripeto una seconda volta, quindi nuovamente rientro nello stesso punto, la lavoro a metà. Ora ho 3 asole sull'uncinetto, chiudo tutto insieme. Adesso carico 2 volte il filo sull'uncinetto, salto questa maglia e dentro però questa volta dove chiudo il punto, quindi non nella maglia più allungata ma in quella precedente, quella di chiusura del punto ananas.
e ripeto, maglia alta chiusa a metà, doppia maglia alta chiusa a metà per due volte, chiudo tutto insieme e poi una, due, tre, quattro catenelle chiuse alla base con una maglia bassa. Poi ripetiamo le 9 catenelle. E ricominciamo, quindi saltiamo questa maglia, entriamo con la maglia bassa, non nella maglia di chiusura ma in quella dopo, facciamo la maglia bassa, le 4 catenelle, le due doppie maglie alte, poi carichiamo il filo sull'uncinetto due volte, passiamo al punto ananas sottostante successivo e questa volta invece entriamo nel punto di chiusura, quindi nel primo dei due, e lavoriamo al contrario di questo, quindi prima le due doppie maglie alte chiuse a metà e poi le 4 catenelle. 9 catenelle e ripetiamo sino al termine della riga. Chiudiamo la riga dopo aver fatto l'ultimo gruppo di due modulini con 4 catenelle e una doppia maglia alta nell'ultimo punto di base, quindi nell'ultima maglia della riga lavoriamo la doppia maglia alta, questa volta chiusa normalmente, quindi due alzole alla volta per tre passaggi. Ora voltiamo e procediamo con la terza riga del punto. Nel primo punto realizziamo una maglia bassa, 4 catenelle. Adesso dobbiamo andare a lavorare al centro tra questo modulino e questo, qui in mezzo proprio. Due volte il filo sull'uncinetto, entro in mezzo e lavoro una maglia alta chiusa a metà, due volte il filo sull'uncinetto, una doppia maglia alta chiusa a metà, scusate, non maglia alta, due doppie maglie alte chiusa a metà, chiuse insieme, 4 catenelle che andiamo a chiudere con una maglia bassissima sempre in mezzo, sempre nello stesso punto, quindi così e faccio la maglia bassissima, 4 catenelle, due doppie maglie alte chiuse a metà, quindi entro sempre nel centro nella congiunzione tra i due modulini di sotto e ne realizzo praticamente altre due, quindi due doppie maglie alte chiuse a metà, chiudo tutto insieme, poi faccio una, due, tre, quattro catenelle e vado a chiudermi al centro dell'archetto di 9 maglie che ho fatto prima, 4 catenelle e nuovamente due modulini al centro dei due modulini sottostanti, quindi proprio qui in mezzo, due doppie maglie alte chiuse a metà. Quattro catenelle chiuse alla base con una maglia bassissima, una, due, tre, quattro catenelle, due doppie maglie alte chiuse a metà, quindi una, due, chiudo tutto insieme, 4 catenelle, maglia bassa al centro dell'archetto di 9 maglie, quindi qui faccio una maglia bassa, 4 catenelle e poi nuovamente tra modulino e modulino realizzo gli altri due modulini, praticamente deve venire questa specie di farfallina. Terminiamo la riga dopo aver fatto l'ultimo gruppetto di punti con 4 catenelle e una maglia bassa nell'ultima maglia di base. Ora voltiamo e procediamo con la quarta riga del punto. Nuovamente una doppia maglia alta, quindi iniziamo con 4 maglie basse incolonnate, oppure con 4 catenelle, così come siete abituati a fare. Io lavoro le maglie basse incolonnate perché mi formano un bordino più netto lateralmente. 2 catenelle. Adesso tra le due doppie maglie alte chiuse insieme e la catenella entro proprio in mezzo e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e invece nell'altro modulino entro all'interno della chiusura delle due doppie maglie alte chiuse insieme. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, salto questa sorta di X ed entro tra le due maglie alte chiuse insieme, questa è la chiusura delle due maglie alte chiuse insieme, queste sono le 3 catenelle, entro in mezzo. Chiudo la maglia bassa, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle
Questa volta salto le 3 catenelle iniziali e vado a chiudermi nella chiusura delle due maglie alte, due doppie maglie alte chiuse insieme con una maglia bassa, e nuovamente 1 2 3 4 5 catenelle, maglia bassa tra gruppetto di punti e 3 catenelle, 1 2 3 4 5 catenelle. Questa volta salto la catenella ed entro nel punto di chiusura delle due maglie alte chiuse insieme e chiudo la maglia bassa, e ripeto sino al termine della riga. Terminiamo la riga con 2 catenelle e una doppia maglia alta nell'ultima maglia di base, quindi in questo caso nella maglia bassa sottostante. Voltiamo il lavoro e procediamo con la quinta riga da ripetere. Iniziamo con una maglia alta, quindi 3 maglie basse incolonnate, 1 2 e 3, 2 catenelle. Adesso nella maglia bassa che ci ritroviamo sotto, quella che abbiamo fatto sopra il primo modulino, realizziamo nuovamente un punto ananas, quindi 5 maglie alte chiuse a metà, poi chiudiamo tutto insieme, 1 2 catenelle. Nell'archetto successivo lavoriamo una maglia alta singola, 2 catenelle, sopra la maglia bassa del modulino successivo lavoriamo un altro punto ananas, 1 2 catenelle, una maglia alta singola al centro dell'archetto successivo, 2 catenelle, sopra la maglia bassa che si ritrova sopra il primo modulino, punto ananas, 2 catenelle, maglia alta singola nell'archetto, 2 catenelle, punto ananas sopra la maglia bassa che si trova sopra il secondo modulino, e procediamo in questo modo sino al termine della riga. Chiudiamo la riga dopo aver fatto l'ultimo punto ananas con 2 catenelle e una maglia alta nell'ultima maglia di base. Voltiamo e procediamo con la sesta e ultima riga da ripetere. Iniziamo con 2 maglie alte consecutive, la prima sempre sostituita o dalle 3 catenelle o dalle 3 maglie basse incolonnate, e una maglia alta la facciamo all'interno del primo archetto. 1 catenella, saltiamo il punto di chiusura del punto ananas e entriamo in quello dopo e realizziamo qui una maglia alta, 1 catenella, una maglia alta all'interno dell'archetto successivo, 1 catenella, una maglia alta all'interno dell'archetto dopo, sempre separando con una catenella. Quindi nuovamente saltiamo la chiusura del punto ananas ed entriamo all'interno del punto successivo e lavoriamo la maglia alta catenella. Adesso abbiamo archetto, maglia alta, archetto, una maglia alta nel primo archetto, una catenella, una maglia alta nel secondo archetto, catenella, salto la chiusura del punto ananas ed entro nel punto successivo e lavoro la maglia alta, e procedo in questo modo sino al termine della riga, che andrò a chiudere esattamente come ho fatto all'inizio con 2 maglie alte, una nell'ultimo archetto e una nell'ultima maglia di base. Come detto, andiamo a chiudere la riga con una maglia alta nell'ultimo archetto e una nell'ultima maglia di base. Ora voltiamo e ricominciamo dalla prima riga di lavorazione. Nuovamente nella prima maglia facciamo una maglia alta sostituita dalle 3 maglie basse incolonnate, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie, quindi in questo caso saltiamo la maglia alta e l'archetto, e sopra la maglia alta successiva lavoriamo il punto ananas, quindi 5 maglie alte chiuse a metà e poi chiuse insieme, 2 catenelle, saltiamo 2 maglie di base, quindi saltiamo la catenella e la maglia alta successiva, e nell'archetto dopo andiamo a realizzare la maglia alta, 2 catenelle, salto la maglia alta successiva all'archetto e sopra la maglia alta seguente ripeto il mio punto ananas. Terminato il punto lo chiudo, faccio 2 catenelle, salto 2 maglie, quindi la catenella e la maglia alta, e nell'archetto successivo vi basta saltare la maglia alta e nell'archetto successivo lavorare la maglia alta singola, 2 catenelle, saltate la maglia alta successiva e in quella dopo andate a fare nuovamente
il punto ananas. Proseguite sino al termine della riga e poi ricominciate dalla seconda riga di lavorazione in poi. Le righe di lavorazione sono 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e poi si ricomincia dalla prima, che è questa. E lavorate in righe di andata e ritorno per un'altezza a partire dall'inizio di 30 cm. Per raggiungere l'altezza che mi occorre, io ho lavorato 4 moduli, 3 completi. Il quarto ho lavorato le due righe del punto che mi formano questa sorta di fiocchetto, la riga successiva è quella dopo. Non ho lavorato alla sesta riga del punto, praticamente mi sono fermata alla riga dove faccio i punti ananas. A questo punto vado a fermare con una catenella, allungo, taglio un pezzettino di filo e fermo. Ora volto il lavoro e vado a lavorare 8 striscette di 5 maglie basse distanziate di 5 punti in 5 punti. Quindi voltando il mio lavoro io mi ritrovo a lavorare con la catenella al contrario, però se di solito vado a lavorare prendendo le costine, questa volta entro direttamente in mezzo al punto. In questo modo, vedete? Aggancio il filo, faccio una catenella, mi porto dietro tutti e due i fili che devo far sparire, così li faccio sparire subito, rientro nello stesso punto e lavoro la mia prima maglia bassa. Ne lavoro 5 di fila, quindi invece che entrare nella costina superiore entro in mezzo al punto di base. 2, qui in mezzo, 3, in mezzo, 4 e in mezzo 5. Volto il lavoro e realizzo nuovamente 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5. Volto e ripeto, e lo faccio per un totale di 9 righe. Terminate le 9 righe, vado a fare una catenella aggiuntiva, tiro, taglio e fermo il filo. Poi salto 1, 2, 3, 4, 5 maglie e ripeto, faccio la mia fascetta. Nuovamente taglio e fermo il filo, salto altre 5 maglie e nelle 5 successive rifaccio per un totale di 8 volte da un lato e dall'altro, lasciando libere le 55 maglie centrali che mi serviranno per lo scollo. Quando tagliamo il filo, tagliamone un pezzettino, un pelino più lungo, perché poi andremo ad utilizzarlo per assemblare. Una volta che avremo terminato di realizzare le 8 striscette da una parte e dall'altra, quindi da una spalla e dall'altra, procediamo con realizzare un secondo pannello uguale a questo, tranne che per le striscette. Le striscette le andremo a realizzare solo in uno dei due pannelli. Una volta realizzati i due pannelli andiamo a sovrapporli e a cucire le striscette dalla parte opposta. Quindi prendiamo un ago da lana, in questo caso io il filo l'ho sulla destra della striscetta, quindi inizio direttamente dal primo punto, entro nella costina questa volta dei punti così e adesso rientro prendendo entrambe le asoline dell'ultima maglia bassa lavorata nella striscetta, quindi prendo tutta la maglia, poi entro nell'asolina successiva che è la seconda e nel secondo punto prendendo tutte e due le asole così. Terza asolina e punto corrispondente davanti, asolina di fronte e punto corrispondente del pannellino. Procedo con l'ultima maglia bassa, poi rientro, però questa volta entro andando a prendere il punto sotto l'asola in modo da bloccarlo bene. Rientro una seconda volta e faccio un punto asola. Dopodiché vado a far sparire il filo all'interno dei punti lavorati. Così, un po' per volta. Poi taglio via.
Adesso prendiamo la striscetta successiva, sempre il nostro ago, inseriamo il filo e ripetiamo saltando 5 punti. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, entro nel sesto e ripeto esattamente quello che ho fatto prima, quindi rientro nel primo punto della striscetta e poi passo alla costina di base successiva e punto di base corrispondente. Poi termino la cucitura, taglio, fermo il filo e lo faccio sparire e ripeto per ognuna delle 8 striscette da un lato e dall'altro. Una volta che avremo terminato di assemblare le due parti, possiamo decidere se lasciare semplicemente il coprispalle o se andare a realizzare la maglia. Se volete realizzare la maglia, a seconda quindi della taglia, voi andrete a lavorare la parte dritta, vi andate a dare un'occhiata a quel tutorial, vedete come ho fatto lì, lo fate qui, mantenendo il multiplo di 12 maglie più 1 se realizzate due pannelli separati e poi li cucite ai fianchi, 12 punti se lo realizzate in tondo. Io in questo caso lo lascerò così poiché realizzerò semplicemente il coprispalle che avete visto nelle immagini iniziali. Andrò solo a rifinire questo lato qui con una riga a maglia bassa e una riga a punto archetti. Quindi riprendo il mio filo, questa volta però lo farò con l'uncinetto 3,5. Quindi entro nel punto estremo del lato, aggancio il filo, qui ho il filo di inizio lavoro che me lo porto dietro mentre lavoro, entro, realizzo una catenella, questa volta la faccio con due fili, lascio andare il filo più corto, rientro nella stessa maglia di base e realizzo la mia maglia bassa e poi entro nei punti a distanza regolare, entro nel punto e lavoro la maglia bassa, quindi entro nel punto accanto in modo da realizzare una riga di maglia bassa che sia lineare, quindi che non siano i punti troppo attaccati e neanche troppo distanti. Deve venire una lavorazione lineare. Procedo quindi con tutta la riga a maglia bassa, tutta la riga di ripresa a maglia bassa. Una volta che avremo terminato la riga a maglia bassa, voltiamo e procediamo con la riga punto archetti. Entriamo nel primo punto, lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo una maglia di base e nella successiva nuovamente maglia bassa. 1, 2, 3 catenelle, salto una maglia, maglia bassa e procedo in questo modo sino al termine della riga, quindi 3 catenelle, salto una maglia, maglia bassa nella successiva, 1, 2, 3 catenelle, salto una maglia, maglia bassa sino al termine, poi taglio, fermo il filo e lo faccio sparire. E a questo punto il nostro delizioso coprispalle è terminato. È un progettino sfiziosetto che si può utilizzare per tutta l'estate. Il progetto è semplice da fare, divertente da realizzare e veramente molto molto carino da indossare. Adesso non vi rimane che prendere in mano l'uncinetto, il filato e provare a farlo. Il nostro tutorial, l'avete capito, è terminato. Io come al solito vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un enorme bacio e vi aspetto al prossimo. Ciao amorosi!